Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di pomodori secchi e tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, mandorle pelate, prezzemolo fresco, pomodori secchi sott'olio sgocciolato, tonno in scatola sott'olio sgocciolato, sale, pepe, olio e aceto di vino bianco. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le mandorle e il parmigiano e tritiamo per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo i pomodori secchi. Il tonno. I rametti di prezzemolo. Il sale. E il pepe. E facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8. Adesso riuniamo sul fondo con la spatola, andiamo a recuperare anche quello che si è depositato sul coperchio. La consistenza in questo momento. Adesso versiamo all'interno del boccale l'olio e l'aceto e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Il pesto di pomodori secchi e tonno è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Pesto di pomodori secchi e tonno può essere utilizzato per guarnire crostini o per condire pasta. Grazie e alla prossima ricetta.